Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi venerdì 21 dicembre. Allora, sui giornali italiani la cosa che, di cui si parla è ovviamente la manovra finanziaria. Vi dico la verità, questa manovra finanziaria, non devo ribadirlo per voi che ascoltate la zuppa da mesi, da quando cioè l'hanno concepita, è una manovra finanziaria disastrosa, ma non è disastrosa nei numeri, ma è disastrosa nelle due logiche che ha, che la sottintendono. La prima è mandare in pensione a 62 anni persone perché si spera che questa via possano entrare dei giovani al lavoro, e questo costa mi sembra 5 miliardi quest'anno, anche perché l'hanno ridotto rispetto alle aspettative iniziali, e il famoso incredibilmente imbarazzante reddito di cittadinanza. Fatta questa premessa, che voglio fare perché qualche cazzone arriva subito qua e dice: ah, vedi, Porro è diventato Grillozzo, quindi questa roba qui non va, quindi la sostanza e lo scheletro della manovra non va. Oggi tu leggi i giornali e vedi i giornali che sono scandalizzati perché la manovra non passa dal Senato, ma c'è un maxi emendamento che arriverà direttamente al Senato, in Camera, cioè alla plenaria, a Ugo Giorgio. Cioè si scandalizzano per una procedura parlamentare. C'è qualcuno che dice: la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che viene una cosa di questo tipo. Può anche darsi, ma forse non siete... quante volte avete sentito dire di una finanziaria, di una legge, di un 80 euro, di un decreto che ha avuto la fiducia e che è stata richiesta la fiducia? Quante volte avete sentito, lo facevano prima i Grillozzi, di lamentarsi quando governare erano gli altri? Oggi che governano i Grillozzi adottano lo stesso tecnica che adottavano gli altri, di fottersene delle commissioni, degli emendamenti, delle lungaggini democratiche. E che cosa fanno? Pongono la fiducia e sostanzialmente tolgono dalla commissione la discussione, peraltro la commissione gestita, oggi raccontano i giornali veramente in maniera imbarazzante, dal presidente della commissione senza esperienza dei Grillozzi. Ma il punto fondamentale: ci scandalizziamo? No, non mi scandalizzo. Comunque ci sarà un voto parlamentare, il voto parlamentare non seguirà le procedure storiche, ma da che mondo è mondo, quando si deve fare una legge in pochi giorni si sono sempre adottate delle scorciatoie cosiddette democratiche. Ma l'altra cosa incredibile rispetto a questa manovra è perché quando io leggo Fubini oggi dico: no, non è possibile, io non ci posso credere. Si stanno lamentando, Fubini in particolare sul Corriere della Sera, che una parte delle privatizzazioni che sono state aumentate nella loro dimensione sarà fatta in questa maniera, cioè prenderanno delle quote dell'Enel, delle Poste, dell'Enav, dell'Eni, e le sposteranno e sostanzialmente le comprerà la Cassa Depositi e Prestiti. Chi è il proprietario della Cassa Depositi e Prestiti? Lo Stato. E questa viene definita questa roba qua viene definita una privatizzazione. Ma chi ha inventato questa roba? Cioè di spostare, caro Fubini, chiamare privatizzazioni il passaggio da una mano all'altro dello Stato delle partecipazioni statali? L'ha inventato secondo voi i Grillozzi? Ma di che state parlando? Enel, Eni, Poste, Finmeccanica sono già di fatto controllate dalla Cassa Depositi e Prestiti, quando i Grillozzi ancora non esistevano. L'ha fatto Gentiloni, l'ha fatto Renzi, l'ha fatto tutti i governi precedenti a questo, hanno spostato delle quote delle loro partecipazioni statali alla Cassa Depositi e Prestiti e ci hanno raccontato che quelle erano le privatizzazioni. E oggi mi devo leggere un pezzo di una pagina intera del Corriere della Sera scandalizzato perché queste le chiamano privatizzazioni. Ma dov'era il Corriere della Sera 5 anni fa, 6 anni fa, 7 anni fa? Poi se volete che parliamo male di questa manovra non possiamo fare, perché ogni giorno che passa, ogni giorno troviamo una schifezza all'interno di questa manovra. L'ultima è questa web tax. La web tax doveva essere una roba contro Google e contro Amazon. Temete quando si inventano delle tasse contro qualcuno. Assurde quelle contro le slot, assurda rischia di essere questa contro Amazon e eBay e queste piattaforme digitali che non pagano le tasse in Italia. Perché? Primo aspetto, perché passa un principio mostruoso, e cioè che tu paghi le tasse non sugli utili ma sui ricavi. Chiaro? Quindi tu paghi le tasse del 3% sui ricavi fatti da un'azienda. È una cosa che non esiste sulla faccia della terra, perché i ricavi di un'azienda non vogliono dire un utile, vogliono dire quanto fatturano. Certo, se sono Amazon e Facebook, allora voi state zitti? Sì, con un piccolo dettaglio, che siccome questa norma è concepita che pagare il 3% sui fatturati sono quelle aziende che fatturano più di 750 milioni e almeno 5,5 milioni di questi 750 derivano da digitale, sapete che vuol dire? Che tutte le aziende editoriali che oggi stanno nella M in Italia, Mondadori, Rizzoli,
il gruppo Riffeser, tutte le grandi aziende italiane editoriali che hanno pochissimo digitale, ma più dei 5,5 milioni, pagheranno un'extra tassa. Quindi Google e Facebook gli fai una specie di buffetto, mentre invece le nostre società editoriali pagheranno la web tax e saranno costrette ad accantonare perdite per questa web tax. Siete dei geni! Per far male a loro vi date una bastonata a noi. Questa è la web tax se non dovesse cambiare, ma non cambia perché, come avete capito, si faranno dei maxi emendamenti e sarà difficile modificarli in corso d'opera. Ci si lamenta sui giornali, lo fai oggi Repubblica, lo fa oggi Il Messaggero e anche Il Giornale, che vengono messe delle clausole sostanzialmente di salvaguardia, quindi se noi rischiamo nel 2020 di avere 19 miliardi di tasse in più per l'IVA, nel 2021 altri 20 miliardi in più per l'IVA, che salirebbe al 26,5%. Esatto, questo governo, come governi precedenti, si è inventato una sorta di clausola di salvaguardia che è ereditata dal passato, per cui quest'anno noi, questo governo ha dovuto neutralizzare 12 miliardi di IVA, l'anno prossimo sarà 19 il governo che ci sarà, è sempre uguale, è sempre un disastro, queste manovre non sono mai manovre, quello che puoi dire è che non è una manovra di cambiamento, questo è senza dubbio, ma mi diverte il fatto che oggi ci si accorga delle clausole per l'IVA quando le ha fatte, il primo a farle è stato Monti, cioè le ha fatte Monti e zitti e pippa, ha privatizzato, zitti e pippa, lo fanno questi che non cambiano nulla, che fanno una manovra schifosa, sembra una specie di rivoluzione, ma potevate accorgerne prima o solo coi grillozzi ve ne accorgete, dà il senso forse della cattiva fede. L'altra cattiva fede che io trovo favolosa è che tutto il mondo si lamenta perché è stato licenziato Cane Pazzo. Oggi racconta bene il Corriere della Sera la vicenda di Cane Pazzo. Chi è il Cane Pazzo? Cane Pazzo è il generale a tre botte che guidava il Ministero della Difesa negli Stati Uniti, Mattis. Insomma, quando un generale guida la difesa, gli hanno fatto un mazzo così a Trump perché diceva era il generale che guidava le truppe in Afghanistan, il Cane Pazzo. Oggi che invece lui lo fa fuori, dicono tutti che sbaglia a farlo fuori, quindi non riesco a capire, sbagliava prima a nominarlo o sbaglia oggi a farlo fuori? Tra l'altro il motivo per il quale Trump, secondo me sbagliando, ma questo è un altro discorso, lo fa fuori è perché lui non era d'accordo con Trump nel togliere le truppe americane dalla Siria, perché dice l'ISIS è finito. Oggi tutti i giornali contestano il fatto che l'ISIS sia finito, quindi non gliene va bene una, se Trump interviene in Siria non va bene, se invece se ne va via non va bene. È una cosa favolosa che dà il senso, questo un po' come la finanziaria. Sapete che cosa, ragazzi? Che ogni volta le cose che facciamo non sono importanti nel merito, ma su chi le fa. Se io oggi dovessi dare uno schiaffo a qualcuno, sarei un cornuto. Se quello schiaffo lo dà Monti, lo dà Letta, lo dà Gentiloni, beh, insomma, qualcuno quello schiaffo se l'è meritato. Oggi un po' è così nella politica. Cioè, continuiamo a dare schiaffi, ma oggi a darli gli schiaffi sono i populisti. Trump, Siparva, Licet, Salvini e Di Maio. E anche questo mi sembra incredibile, così come oggi quando io leggo il fatto, cioè il fatto non il fake quotidiano, il fatto che Di Maio ha preso tutta una serie di cose e dice le ho fatte, e i giornali giustamente, Repubblica e Corriere della Sera, chi più chi meno, il Corriere diciamo in maniera più dura e Repubblica in maniera più morbida, lo prendono in giro dicendo che gran parte delle cose che lui dice di aver fatto non le ha fatte. Tra l'altro è molto buona la cosa di Zanetti quando ci spiega che la riduzione del 50% dell'IMU è la riduzione del 50% delle detrazioni, e l'aumento della detrazione del 50% dell'IMU dal 20 al 40% vuol dire un vantaggio del 4,8%. Il che è meglio di nulla, dice Zanetti, però insomma non è quello che ci raccontano. Ritornando a tutte le cose fatte da questo governo e che Di Maio ha elencato in una tabella, a me sembra esattamente quello che fece Berlusconi quando disse fatto, vi ricordate la pubblicità? Fatto, fatto. La fine della politica rende tutti straordinariamente uguali, Di Maio a Berlusconi, le privatizzazioni di Gentiloni e di Monti a quelle di Salvini, e alla fine il ricorso alla fiducia di questo governo come facevano quelli passati, insomma è molto tutto simile. Torino-Lione, alla fine ci sono delle indiscrezioni oggi che dicono che la commissione fatta tutti da Notav e presieduta da un Notav come il professor Ponti, dicono che non conviene e quindi non si farà secondo la commissione, e Toninelli si arrabbia perché pare che sia una fuga di notizie. Sì, Daniela, in diretta dalla Thailandia. Mentre invece sul Sole 24 Ore
Solo che Berlusconi ora l'8%, dice Dario, Di Maio sì, va, Fernando Pozzetti ma va a cagare. C'è sempre il cretino che mentre io sono qua che faccio la zuppa di porro se la guarda e si arrabbia. Ci sono delle persone che hanno una perversione e uno di questi è questo Fernando Pozzane, evidentemente se l'andare a cagare lo rivolge a me. Ma la cosa straordinaria è che il Sole 24 Ore oggi ci ricorda che il saldo e stralcio, cioè una parte fondamentale del condono, oltre alla dichiarazione in giunta, la dichiarazione fino a 100.000 euro integrativa, saltano. Sostanzialmente quindi gran parte delle cose che veramente servivano sul condono e che avrebbero davvero aiutato chi aveva dei problemi col fisco sono saltate. Dal punto di vista il fake quotidiano oggi parla di De Scalzi, il titolo è il seguente: l'amministratore delegato dell'ENI, che mi sembra che Salvini mi ha detto in trasmissione che avrebbe voluto confermare, cos'è che dice? Mazzette, depistaggi e affari con la moglie, De Scalzi è alle corde. Insomma, è una specie di, vi dico, già vi fanno capire che cosa potrebbe essere successo in questa grande gragnuola di attacchi che arrivano al ENI. Ci sono due, un'altra cosa straordinaria, oggi il Daily Mail ne racconta più degli altri, bene, perché riguarda l'Inghilterra, e quello che è successo è che Gatwick, il terzo aeroporto per traffico in tutta la Gran Bretagna, è stato bloccato ieri, 350.000 persone bloccate perché c'è stato un drone fantasma, uno di quei piccoli droni che vengono anche magari utilizzati da qualcuno di voi, che si è presentato, che volava sopra Gatwick, e c'è stata una specie, dice il Daily Mail, di caccia tra gatto e topo, perché questo drone si spostava e la polizia non riusciva a farlo fuori e a farlo, cadere in maniera tale che sostanzialmente hanno bloccato l'aeroporto, e questo è stato un problema che ha ridicolizzato il sistema di sicurezza britannico, così sostiene il Daily Mail. Infine, due questioni letterarie, una triste, la morte di Andrea Pinkez, un po' tutti i giornali oggi ne parlano, 57 anni, una vita da, diciamo, da molto particolare, da bevitore, fumatore, e diciamo una vita noir per un grandissimo scrittore noir alla Scerbanenko, possiamo un po' dire, con questo sapore milanese di Pinkez. E l'altra notizia invece molto più felice, molto più dal punto di vista letterario interessante, quella di Ulle Beck, che con Serotonina torna in libreria fra pochi giorni. Perché è interessante? Perché hai visto Di Battista lo cerca il padre, mi chiede Franco, perché è molto interessante queste due pagine dedicate oggi da Repubblica, che ci raccontano l'uomo che è riuscito con sottomissione a far uscire il libro esattamente nel giorno di Charlie Hebdo, raccontando la sottomissione degli intellettuali francesi all'Islam. Oggi ci racconta la sottomissione, o comunque la storia di un uomo isolato nella Francia dei gilet gialli. Direi che per oggi è tutto. Se vi è piaciuta questa rassegna, condividetela, ma della nuova gestione Rai, quando ne parlerà qualcuno, chiede Massimo Stella. Massimo, ne abbiamo parlato anche ieri, mi sembra che l'idea che questo governo si è fatto per ora è di far fuori Fazio, dicono, ma non so se è vero. Io ho più di una tripla nomina, tutta pagata. Vabbè, una domanda molto seria: chi avremo leader liberale nel futuro? Beh, di liberali direi nel futuro ne avremo ben pochi, perché il Partito Liberale si è sempre fermato tra 3-4%, e quei tre pochi gatti che facevano parte del Partito Liberale litigavano tra di loro. Perché non parli che tre giorni sarà Natale? Ragazzi, con questo io vi devo veramente salutare. Ciao ciao.